A Bologna ha sgominato una banda criminale e sequestrati beni per 32 milioni di euro. Corruzione e accesso abusivo al sistema informatico, arrestati 3 finanzieri e un avvocato a Cosenza. Sanità Occhiuto presenta la nuova rete ospedaliera e territoriale. A Catanzaro presentazione del programma della 20ª edizione del Magna Grecia Film Festival. Ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. 32 milioni di euro è il valore complessivo dei beni sequestrati su ordine del GIP di Bologna nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti ad un sodalizio criminale che, secondo gli inquirenti, portava al fallimento delle società controllate dopo averle svuotate e riciclava i proventi illeciti anche attraverso la collaborazione di malviventi cinesi. 15 arresti, 25 misure cautelari, 32 persone denunciate e il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Bologna con perquisizioni in tutta Italia. Vasta operazione della Guardia di Finanza di Bologna con perquisizioni anche in Calabria, in particolare a Crotone. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo anche per equivalente di beni per oltre 32 milioni di euro nei confronti di un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati fallimentari e tributari, nonché al conseguente riciclaggio dei proventi illeciti anche per tramite di compiacenti cittadini cinesi. Sono 32 le persone denunciate, di cui 15 tratte in arresto, che avrebbero costituito una consorteria denominata la Banda del Buco. Si tratterebbe di bancarottieri seriali che acquistavano società in crisi ma dotate di apprezzabili asset da depredare e condurre al fallimento. Nel 2020 questa organizzazione era subentrata alla guida della GDO con ben 32 supermercati sparsi in diverse regioni del centro-nord e di un gruppo societario dell'Interland bolognese composto da una holding e altre 3 SRL sottoposte al suo controllo, operanti nel settore della dermocosmesi. In tutti i casi le società venivano portate al dissesto. Tra le principali operazioni contestate figura la distrazione di 25 punti vendita trasferiti nell'immediatezza del fallimento a nuovi asset riconducibili sempre alle stesse persone, fatto che però impediva la riscossione coatta da parte dell'erario per 3 milioni e 300 mila euro di tributi. Per quanto riguarda invece i supermercati, gli indagati lucravano sulla gestione del personale assumendo attraverso società di comodo, compensando i contributi previdenziali, assistenziali e le ritenute sul lavoro dipendenti con crediti di imposta fittizi per oltre 2 milioni di euro. Tutti i proventi illeciti poi venivano reinvestiti in nuove iniziative imprenditoriali, tra cui l'acquisto di un noto prosciuttificio nel Parmense, oppure trasferiti per la loro successiva ripulitura a società italiane ed essere compiacenti, sulla base di fatture false emesse ad hoc per giustificare i flussi finanziari. Tra queste spiccano 3 cartiere, fondamentalmente residenti a Milano, amministrate da cinesi che, in meno di un anno, hanno emesso fatture false nei confronti di centinaia di imprese italiane realmente esistenti per 7 milioni di euro, nonché ricevuto bonifici sui propri conti aziendali per altri 11 milioni di euro. Dagli accertamenti è emerso che questi soggetti erano inseriti in un sistema di trasferimento di fondi illeciti attraverso canali estranei ai tradizionali circuiti finanziari, così da aggirare anche i presidi antiriciclaggio. Le risorse finanziarie, una volta accreditate, venivano immediatamente trasferite in Cina e da lì ritornavano agli imprenditori italiani con un importo equivalente al fine di monetizzare l'evasione fiscale. A fare da collante a tutte queste operazioni due coniugi, lei cinese e lui italiano, residenti in provincia di Arezzo, implicati anche in un florido giro di prostituzione di giovani connazionali della donna. 3 finanzieri in servizio al nucleo di polizia economica finanziaria di Cosenza e un professionista sono stati arrestati con l'accusa di accesso abusivo al sistema informatico e corruzione. Si tratta di Domenico Quaglio, ex amministratore delegato del Cosenza Calcio, e dei finanzieri Fazio, Iorio e Siciliano. In seguito a minuziosi approfondimenti svolti da altra articolazione nel medesimo reparto della Guardia di Finanza, è stato possibile appurare che i numerosi accessi censiti relativi ad oltre 160.000 soggetti erano del tutto estranei a ragioni di servizio. È stato pertanto disposto l'avvio di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, grazie alle quali è stato possibile ricostruire l'esistenza di un'attività sistematica di raccolta illecita di informazioni personali di contribuenti residenti sull'intero territorio nazionale, che venivano poi cedute da uno dei militari dietro utilità ad un avvocato del Foro di Cosenza, titolare di una società preposta alla gestione di database.
Grazie alle informazioni illecitamente ottenute, l'azienda ha potuto quintuplicare il proprio fatturato nel corso degli anni in cui sono stati accertati gli accessi abusivi. I tre finanzieri raggiunti dalle misure cautelari sono stati immediatamente sospesi dal servizio. Il GIP ha riconosciuto la gravità indiziaria per i reati di corruzione e accesso abusivo al sistema informatico, disponendo nei confronti degli indagati l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Cambiamo argomento. Sono state presentate a Catanzaro, la cittadella regionale, le nuove reti ospedaliere territoriali. Insieme al presidente Roberto Chiuto erano presenti inoltre il subcommissario alla sanità Ernesto Esposito, il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Iole Fantozzi e il commissario straordinario di Azienda Zero Giuseppe Profiti, che ha illustrato nel dettaglio il documento programmatico. Beh, intanto era un piano necessario, perché io avevo detto che avrei tentato di ricostruire il sistema sanitario dalle fondamenta e mi ero posto due obiettivi primari: la chiusura dei conti della sanità, la normalizzazione della contabilità della sanità e il disegno della nuova sanità della Calabria. È un piano ambizioso, ma è un piano realizzabile, perché questa volta abbiamo le risorse, proprio perché abbiamo chiuso i bilanci e abbiamo dimostrato che c'è un avanzo di amministrazione. Quindi gli investimenti previsti nel piano sono investimenti che abbiamo già messo in cantiere. Per fine anno, per esempio, avremo un incremento di 60-70 mezzi per l'emergenza urgenza, stanno arrivando nuove tecnologie che abbiamo programmato dando le risorse alle aziende per acquistarle nei mesi passati, e quindi da qui in poi, avendo il progetto della sanità, possiamo riempirlo di contenuti perché abbiamo le risorse per farlo. Rimane il tema del reclutamento. Abbiamo assunto moltissime persone, senza le quali, siccome ci sono stati tantissimi pensionamenti negli ultimi due anni, oggi tutti gli ospedali della Calabria sarebbero stati chiusi per effetto del fatto che in 12 anni assunzioni in Calabria non se ne sono state, realizzate. E continueremo sul reclutamento dei medici, chiedendo al governo di aiutarci a rendere più attrattivo il lavoro del personale sanitario in Calabria. Il problema del reclutamento è un problema che hanno tutte le regioni. Il Veneto addirittura sta dicendo ai medici di andare a lavorare lì perché gli dà la casa e l'ambulatorio, quindi se mancano in Veneto, figurarsi in Calabria. In Calabria però abbiamo fatto anche delle leggi regionali che ci consentono di avere qualche leva in più, per cui gli ospedali che per esempio abbiamo deciso di riaprire da subito, quello di Cariati, Trebisacce, di Praia a Mare, saranno operativi. Stiamo già facendo dei lavori anche strutturali, per esempio nei pronto soccorsi di questi ospedali. Abbiamo in animo di riorganizzare il sistema dell'assistenza territoriale, rendendo più efficiente l'utilizzo delle risorse che attualmente ci sono, perché se mettiamo i medici a lavorare tutti insieme nelle strutture di assistenza territoriale, nelle case di comunità, negli ospedali di comunità, allora i turni possono essere organizzati in maniera più efficiente e il tema della penuria del personale sanitario possiamo avvertirlo di meno. Più che pensato io, credo che sia logico un po' per tutti. In fondo la differenziazione tra il documento della rete ospedaliera e la rete territoriale è più, diciamo, una necessità dovuta dalle norme da questo punto di vista. La logica e il buon senso, ma soprattutto, diciamo, se una sanità moderna fa sì che non si possa disegnare una rete territoriale se non si disegna contestualmente o si rimodella contestualmente una rete ospedaliera. Si inizia sostanzialmente, il principio fondamentale è quello di portare la risposta nel luogo più vicino a dove si manifesta il bisogno da questo punto di vista. In questo c'è stata la misurazione del fabbisogno di una popolazione che diventa sempre più anziana, sempre più cronica, e quindi inevitabilmente si inizia, dovendo disegnare un complesso unitario, si inizia dal territorio e quindi si disegnano le strutture di risposta del territorio fino al punto del domicilio, quindi l'assistenza domiciliare, quindi iniziando da lì. Si è svolto a Vibo Valentia il congresso nazionale denominato Incontri Calabresi di Medicina di Genere, giunto alla terza edizione, patrocinato dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri e dal gruppo italiano Salute e Genere.
Si è svolto a Vibo Valentia il congresso nazionale denominato Incontri Calabresi di Medicina di Genere, giunto alla terza edizione. L'incontro, patrocinato dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri e del Gruppo Italiano Salute e Genere per l'organizzazione dell'Ordine di Vibo Valentia, ha discusso sui progressi nella diffusione della medicina di genere alla presenza del Presidente Nazionale Federico Anelli. Tra gli argomenti trattati, anche le problematiche inerenti alla odontoiatria, con un'analisi approfondita della situazione relativamente al territorio della provincia di Vibo Valentia. Oggi si è aperto uno scenario su quello che è l'odontoiatria di genere e l'odontoiatria sul nostro territorio, l'odontoiatria pubblica e l'odontoiatria privata. La nostra è una regione sulla quale insistono parecchie etnie, bisogna comprendere come approcciarsi alle etnie stesse e le problematiche, ma al tempo stesso anche la popolazione italiana, nella fattispecie, ha delle problematiche diverse, con delle disponibilità diverse. Ovviamente quelli che sono i LEA hanno dei limiti, per cui anche i ceti meno abbienti talvolta hanno difficoltà ad accedere all'odontoiatria pubblica gratuitamente. La cosa che su cui bisogna puntare è assolutamente la formazione e l'informazione, informare il territorio in quelli che sono i luoghi più opportuni, la scuola di ogni ordine e grado, col linguaggio giusto, dando degli strumenti necessari a mantenere l'igiene orale, ma a modificare l'alimentazione affinché venga modificato il microbiota orale. Bisogna andare nei consultori per formare le donne in gravidanza e le donne in menopausa, che sono quelle che effettivamente mostrano più problematiche. Ma la cosa più importante che la medicina di genere deve affrontare e l'odontoiatria di genere insieme è quella di andare in quei luoghi di cura, di recupero, per esempio di soggetti che hanno avuto un ictus, che hanno avuto problemi neurologici, nei soggetti che hanno avuto problemi cardiaci, sono stati operati, e nei soggetti, nei centri in cui si cura il diabete. Non bisogna mai mandare a casa il paziente senza che conosca quelle che sono le basi dell'igiene orale per potersi gestire, per migliorare la qualità della vita, e perché ormai studi scientifici hanno dimostrato che il microbiota orale condiziona moltissimo tutto il resto dell'organismo. Si pensi che un batterio specifico, il Porphyromonas gingivalis, ha la caratteristica di essere presente nei soggetti parodontopatici, ma lo troviamo nel tumore al colon, lo troviamo nel tumore allo stomaco, lo troviamo addirittura nel liquido spinale dei soggetti che soffrono di Alzheimer. Questo perché ha un fortissimo potere infiammatorio, e questo a cascata genera problemi importanti. Quindi è importante capire come adesso l'odontoiatria di genere deve prendere piede, lavorare assieme alla medicina di genere, trovarsi uno spazio in cui odontoiatri e medici si possano formare insieme al fine di avere una prevenzione a distanza, abbassando i costi del sistema sanitario nazionale. Anche la Calabria, con le sue eccellenze agroalimentari, è stata presente al Summer Fancy Food, il Salone Mondiale del Food in programma a New York dal 25 al 27 giugno. Anche la Calabria, con le sue eccellenze agroalimentari, è stata presente alla Summer Fancy Food, il Salone Mondiale del Food in programma alla Jacobs Javits Convention Center di New York dal 25 al 27 giugno. La delegazione calabrese, guidata dall'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo e composta da numerose aziende di qualità, è stata tra i protagonisti dello storico Italian Pavilion, ancora una volta il più ampio spazio espositivo dell'area internazionale di tutta la fiera, con oltre 300 imprese chiamate a presentare l'intera gamma del Made in Italy agroalimentare sotto l'ombrello del segno distintivo The Extraordinary Italian Taste. Non sono mancati show cooking e postazioni wine tasting organizzate dalle aziende con chef e sommelier rigorosamente italiani.
Al Fancy Food Show si danno appuntamento espositori nazionali e internazionali del settore panificio, carni, specialità gastronomiche, alta cucina, bevande, industria dei processi. Sì, la spedizione a New York con il Fancy Food è stata anche in questo caso un buon successo per l'agroalimentare calabrese. 300 aziende che ICE ha organizzato per Fancy Food a New York, di queste 324 erano calabresi, quindi quasi il 10%, a testimonianza di un settore agroalimentare che sta crescendo e che vuole soprattutto raccontarsi meglio e promuovere meglio la Calabria e il prodotto Calabria. E credo che tutto questo faccia bene ad un settore che lo scorso anno è cresciuto del 30% in termini di esportazioni, che è cresciuto in termini di fatturato e che deve proseguire su questi numeri, ce lo auguriamo, anche nel 2023. La rassegna newyorkese ha consentito in particolare di creare nuove occasioni di conoscenza e scambio sul mercato agroalimentare degli USA, sul quale nel primo trimestre del 2023 l'export made in Italy ha fatto registrare una crescita superiore al 40%. La comunità di Monasterace nel Regino ha salutato con una corale manifestazione di affetto il maresciallo dei carabinieri Raffaella Fera, comandante della stazione destinata ad altra sede. La comunità di Monasterace, in una cerimonia molto suggestiva, ha salutato con una corale manifestazione di affetto il maresciallo Raffaella Fera, comandante della stazione dei Carabinieri, destinata all'altra sede, che si è guadagnata la stima di tutti i cittadini, soprattutto per il tratto umano con cui ha saputo svolgere il suo delicato ed impegnativo compito. L'amministrazione comunale e l'associazione Pigna augurano al maresciallo di poter proseguire nella sua carriera con sempre maggiori soddisfazioni per i suoi meriti professionali. Una cerimonia partecipata ma anche molto sentita, dove non sono mancati i momenti di commozione. Penso che mi riempiono di orgoglio, vuol dire che il mio impegno è servito. Ringrazio il sindaco, ringrazio la nostra guida spirituale. Ringrazio l'associazione culturale La Pigna, rappresentata dal Punto d'Acqua, perché ha sempre voluto la presenza incessante dell'arma nel territorio, proprio a dimostrazione dell'importanza della nostra capillarità. Ringrazio l'arma dei carabinieri, che come io sono stata magari il vostro punto di riferimento, io ho avuto il mio nel capitano Zavattaro, quindi lo ringrazio. I miei colleghi che veramente sono stati sempre pronti e disponibili, il comandante Labate che mi ha insegnato tantissimo negli anni che abbiamo collaborato. Ringrazio tutti voi che mi avete fatto sentire a casa, un po' la nipote soprattutto dei miei anziani. Vi ringrazio veramente perché siete una comunità molto unita e ci avete accolto non solo a me ma a tutta l'arma dei carabinieri, quindi se noi siamo nel cuore vostro è perché voi ce l'avete permesso, quindi io vi ringrazio. Conferenza stampa di presentazione del programma del Magna Grecia Film Festival, giunto quest'anno alla 20ª edizione. Presentata da Gianvito Casadonte, direttore artistico e fondatore, insieme al sindaco Nicola Fiorita, al commissario della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande e Antonio Cappellupo, curatore della sezione documentari e della rassegna. Tantissime le star nazionali ed internazionali che dal 29 luglio fino al 5 agosto saranno presenti all'evento. Un grande festival anche questa 20ª edizione, con grandi nomi che arriveranno in Calabria, arriveranno a Catanzaro e mi danno la gioia e la soddisfazione di vedere la mia città
la mia regione protagonista. Da Russell Crowe a Susan Sarandon. Susan Sarandon sarà colonna d'oro della 20ª edizione, una delle più grandi attrici al mondo, secondo me forse la più grande. E averla qui da noi per la settimana del Magna Grecia è un momento di grande confronto, di grande attenzione da parte di Hollywood a Catanzaro, è un momento di grande attenzione per i calabresi che iniziano ad amare il cinema e a costruire passo passo ogni anno le nuove edizioni. Gian Vito, che emozione ti dà essere arrivato a questo compleanno importante, ovvero 20 anni? Sono felice di aver messo in piedi questo festival, che è un grande contenitore, di aver messo su una grande squadra, dei ragazzi che lavorano, ormai sono diventati padri e madri di famiglia. Sono felice di aver catalizzato l'attenzione dei media nazionali e internazionali e sono convinto che la Calabria ha bisogno di queste iniziative. Ce ne stanno tanti, Noi apriremo il festival il 29 con Laura Delicolli, il presidente del sindacato dei giornalisti cinematografici. Per me è un grande onore poterla ospitare e averla in Calabria. Poi avrete modo di apprezzare tutte le opere prime italiane, internazionali e documentario che noi proporremo, che abbiamo scelto per voi, scelto per valorizzare questi giovani autori e per dare ai calabresi quello che in questi anni non hanno avuto. Sì, certamente la città è una e quando ci sono grandi iniziative devono giocarsi su tutta la forza della città. Io spero, questo lo spero veramente, che riusciremo a creare un legame sempre più forte tra la città e in particolar modo il quartiere Marinaro e questo festival. Questo festival può dare tanto e fare tanto per lo sviluppo della Catanzaro Lido che sogniamo. E siamo giunti all'ultima notizia e io ci sto, giunto alla sua quarta edizione, dal 26 luglio a Crotone, il cinema sotto le stelle, con ospiti, performance e dibattiti. Sei giorni di appuntamenti con Ed Io Ci Sto, il cinema sotto le stelle, giunto alla quarta edizione che vedrà diversi luoghi di Crotone ospitare il festival, che vede la direzione artistica di Fabrizio Oliverio con diversi partner. Ortotellini riaprirà la cittadinanza, ma ci sarà anche la Villa Comunale e i Giardini di Pitagora, ad ospitare gli appuntamenti in cui l'equipe di Ed Io Ci Sto ritorna a parlare di cinema, ma anche di tematica di attualità come l'identità di genere e l'accoglienza dei migranti. Sarà presente anche Ignazio Mangione della Croce Rossa Italiana, attiva durante gli sbarchi e che ha offerto il suo supporto. Sei appuntamenti dunque il 26 e 31 luglio, 29, 30 e 31 agosto e il 1 settembre. Dopo tre edizioni, qual è il bilancio di questo festival dedicato al cinema? Allora, noi fondamentalmente siamo partiti nel periodo Covid, quindi già questo è stato per noi un deficit sostanzialmente, iniziare in questo periodo, però abbiamo visto da parte di tutto il pubblico crotonese e non solo, anche da tutta la Calabria, un forte attaccamento a quelle che sono state le tematiche che abbiamo affrontato di volta in volta, e proprio per questo motivo tutta questa, diciamo, gente ci ha spinto a continuare. Continuare perché le tematiche che poi abbiamo affrontato sono state sempre tematiche riguardanti comunque temi caldi dell'attualità, non solo di questo paese ma in generale di tutta l'Europa. Si comincia con l'identità di genere il 26 luglio. Il 26 luglio ci sarà una nuova formula sostanzialmente per questo format, che è quella dell'intrattenimento vero e proprio. Sarà un live talk show sull'identità di genere, Let's Kiss. A condurre sarà proprio Fabio Canino, presentatore radiofonico e presentatore televisivo. Insieme a lui ci sarà Priscilla, che è la drag queen più famosa d'Italia, che conduce appunto Drag Race Italy su TV8. Insieme a loro ci saranno una serie di ospiti
che intratterranno fra musica, ballo e talk, quindi momenti di serietà sull'identità di genere. Ma questa è solo una delle tematiche che affronteremo nel corso di tutta la rassegna, che durerà da, diciamo, è spezzettata in diversi periodi, perché ci sarà il 26 luglio la prima, il 31 la mostra fotografica, e poi ci sarà una 4 giorni in una nuova location che è quella di Ortotellini, dal 29 agosto fino al 1 settembre. I principali appuntamenti, diciamo, sono sostanzialmente tutti, sono il 26 di luglio, si parte appunto con questa live talk show, una serata di intrattenimento. Il 31 di luglio ci sarà questa mostra fotografica in Museo dei Giardini di Pitagora, a cura di Giada De Martino, e dal 29 agosto fino all'1 settembre ci saranno una serie di appuntamenti tra documentari e talk, come ad esempio può essere il Don't Come Back, che è il documentario di Matteo Delbo, ma anche una grande novità che sarebbe Vanna, la docuserie Netflix che ha spopolato, diciamo, in tutta Italia e in tutto il mondo, dove ci saranno il regista e l'autore della serie. In queste tre edizioni in che cosa si sente arricchito Fabrizio? Ma diciamo che io prendo spunto da quelle che sono poi le emozioni che le persone lasciano a noi, quindi sostanzialmente è un arricchirsi reciproco, perché diciamo che noi lavoriamo a questa rassegna da gennaio fino ad agosto. Praticamente per noi è un confronto costante con tutta l'equipe di E Io Ci Sto, quindi in questo scambio reciproco sicuramente quando c'è uno scambio culturale fra diverse persone ci si arricchisce tutti. All'interno, diciamo, quest'anno abbiamo stretto diverse partnership e anche partnership tecniche. Per questo motivo noi abbiamo scelto e siamo stati scelti anche dall'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro per fare opera di tutoraggio con alcuni studenti, ma anche per organizzare dei veri e propri eventi. Infatti loro sono proprio dei partner veri e propri all'interno della rassegna. All'interno di questa edizione c'è anche il maestro orafo Michele Affidato e Antonio Affidato. Come ogni anno loro cureranno i premi della rassegna, e oltre ai premi della rassegna Antonio curerà, diciamo, un evento dedicato a una sezione su una mostra, su una sfilata di moda. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi. Ora le notizie dall'Italia e dal mondo e le previsioni del tempo. L'Italia rivendica il suo ruolo nell'Alleanza Atlantica. Siamo determinati nella difesa del diritto internazionale. Abbiamo chiesto più attenzione sul fianco sud della NATO. Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Vilnius. Un vertice che ha visto al centro la questione ucraina, sulla quale il segretario Stoltenberg, incontrando questa mattina il presidente ucraino Zelensky, ha detto: l'Ucraina è vicina alla NATO come mai prima d'ora. Anche la presidente del Consiglio italiano sottolinea come siano stati fatti passi avanti per il futuro dell'accesso dell'Ucraina alla NATO, snellendo il percorso di adesione, ma ha ribadito la Premier: l'Ucraina entrerà nell'Alleanza Atlantica quando le condizioni lo permetteranno. Per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, la condanna in appello dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi è scesa dall'ergastolo a 24 anni. Sono state riconosciute le attenuanti generiche. Confermate le altre condanne: 21 anni a Mario Pincarelli e 23 anni a Francesco Belleggia. Il ragazzo 21enne di origine capoverdiana venne ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Accetto la giustizia che è stata fatta, il perdono è un'altra cosa, ha detto la madre di Willy dopo la sentenza. Un incendio questa mattina ha completamente distrutto la Venere degli stracci realizzata a Napoli in piazza Municipio dall'artista Michelangelo Pistoletto. Simbolo di rigenerazione, l'opera d'arte contemporanea era stata inaugurata il 28 giugno scorso. È stato un atto di grande violenza che lascia interdetti, perché quando si attacca l'arte si attacca l'uomo, ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
Prosegue l'ondata di caldo in Italia che domani investirà soprattutto il centro. 10 le città per cui il Ministero della Salute ha emesso un'allerta rossa. Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Il nord invece torna a respirare grazie ai temporali attesi tra questa sera e venerdì, che contribuiranno, seppur leggermente, a far calare le temperature. Sono state soprannominate idrovore della solidarietà e sono il frutto della donazione fatta dall'Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari ai quattro consorzi emiliano-romagnoli che fungono da sentinelle nella gestione della rete dei canali artificiali di bonifica. Sono quattro idrovore che riescono a pompare 10.000 litri al minuto, sono di ultima generazione, dotate di tre motori diesel insonorizzati. E quindi diciamo il meglio della tecnologia che su questo fronte c'è sul mercato. Si tratta di pompe carrellate, quindi mobili, che possono essere montate in una decina di minuti, insonorizzate e dotate di un nuovo sistema elettronico per la gestione dei motori. La caratteristica di queste pompe idrovore è la loro capacità di pescare a meno 8 metri e fare un rilancio a più di 25 metri, consentendo l'eventuale superamento di ostacoli come gli argini fluviali, permettendo inoltre un trasporto di solido fino a 75 mm quadrati, con la possibilità di trasportare non soltanto liquidi ma anche altre sostanze. Il nostro è sicuramente un piccolo segno, però molto tangibile, molto concreto, della vicinanza della Huila alle popolazioni di questi territori, ma anche vuole essere un segnale mandato in particolare al governo per cercare di fare in modo che quello che è capitato non avvenga più, e per farlo bisogna investire e mettere in sicurezza il territorio.